possibile secondo lei? Non Allora, so. questa è una domanda importante perché intanto ci segnala che il capitalismo sostanzialmente ha una sua storia e anche una sua geografia. Cioè, sostanzialmente il capitalismo non esiste da sempre per sempre, ma nasce con la modernità. Non c'era il capitalismo nel Medioevo, ad esempio, nasce con la modernità e quindi come ha una data di nascita ne avrà una anche di scadenza. Ma anche geograficamente il capitalismo che oggi tende a farsi mondo con i processi di globalizzazione non è stato sempre ugualmente presente, anzi ha avuto in Europa la sua fucina, Marx la individua sostanzialmente a Genova, nell'Europa delle banche, nell'Europa della manifattura, e poi diventa sempre più in via di espansione in America, poi un po' alla volta si prende letteralmente tutto. E già Marx nel manifesto del Partito Comunista notava che la logica del capitale è quella della connessione del mondo intero in un unico mercato, no? Pensate a questo paradosso, il Giappone, che geograficamente è l'estremo oriente, sul piano del capitalismo rappresenta l'estremo occidente, ci pensate. Poche realtà sono capitalistiche come quella giapponese, e anche la cultura giapponese è stata in qualche modo inglobata in quel modello. C'era anche quel film di Tom Cruise, L'ultimo L'ultimo samurai. samurai, no? Che mostrava questa lotta un po' donchisciottesca che gli ultimi samurai fanno contro il colonialismo e poi in qualche modo contro, appunto, un Parte sistema. Mishima, però. Come? A parte Mishima, che Sì, cioè, certo, fu però l'ultimo resistente. ecco, però poi il fatto che ci siano dei gloriosi ed eroici resistenti non toglie che poi però il capitalismo si ingloba il Giappone, si ingloba sempre di più le realtà esterne, l'Africa si ingloba. E quindi le culture non ancora inglobate ci offrono sicuramente un modello per pensare i limiti del capitalismo, e quindi questa loro presenza è un prezioso e sempre più residuale in realtà segnalatore della possibilità di essere, scambiare, relazionarsi altrimenti rispetto al capitalismo. Però ecco, quello che noi apprendiamo dalla storia è che il capitalismo, quando entra in relazione con le altre culture, lo fa in maniera violenta, o con la violenza, diciamo così, meno diretta dell'invasione, della colonizzazione dell'immaginario, ecco, o con la violenza diretta dell'imperialismo. Sì, è stata citata prima, credo, l'India, no? L'India è un esempio di violenza subita da parte del capitalismo e molti altri. Pensate ai conquistadores nella prima età moderna, dove tra l'altro è interessante quella vicenda, perché intanto ci dice una cultura non capitalistica che inizialmente vede questi uomini che non aveva mai visto prima e non ha atteggiamenti bellicosi inizialmente. Questo è interessante anche, non c'è un atteggiamento bellico. L'Occidente però quando arriva là produce sterminio subito. E subito nasce un dibattito interessante, perché non dimentichiamoci che in quegli anni i conquistadores non erano come oggi i nuovi conquistadores che fanno i massacri imperialistici puramente atei e nichilisti. All'epoca erano cattolici, o si dicevano cattolici. Quindi il problema che nasceva da un punto di vista cattolico è come posso sterminare un essere uguale a me da un punto di vista cattolico, no? Non seguito. Allora nacque un dibattito interessante per dire che sostanzialmente non erano esseri umani. Esatto. Questo è il tema, no? E quindi quando oggi sentiamo però questa formula che ritorna, noi siamo i figli della luce, gli altri sono i figli delle tenebre, noi siamo i buoni, gli altri sono bestie, questo discorso l'abbiamo già sentito e non ha prodotto esiti entusiasmanti. E però sta ritornando oggi, no? E l'Occidente ancora una volta, proprio perché, come si diceva, non ha imparato nulla dalla storia, la sta ripetendo a distanza di qualche secolo. E quindi questi popoli, a mio giudizio, sempre meno sono tra l'altro quelli non ancora annessi nella globalizzazione, che io in un mio precedente libro chiamavo globalizzazione, cioè la produzione di una massa di servi della gleba su scala planetaria, ma è anche una anglobalizzazione, perché il mondo intero passa nell'americanosfera.
ed è anche un globalitarismo, cioè un totalitarismo globale, all inclusive letteralmente, no? La parola inclusività oggi viene usata, sicuramente ha una sua funzione, però non dimentichiamo che inclusività è anche il movimento del capitalismo che include tutti e non ti lascia star fuori. Io non voglio l'inclusività nei miei confronti, vorrei essere lasciato fuori da questo modello che impone invece un unico modo. Quindi è un altro tema importante questo. Quindi bisogna ragionare sul fatto che sempre meno culture sono esterne rispetto al capitalismo, sempre più invece vengono annesse. Thank you.